mi trovo vicino a uno degli alberi che preferisco. È un albero bellissimo, sia d'inverno che poi d'estate, e fruttifica addirittura tardi, quindi in autunno. Sto parlando, se qualcuno lo riconosce, eccolo qua, del cotogno. Il tronco del cotogno già si riconosce perché sembra quasi modellato da uno scultore. Come potete vedere è liscio e si avvolge su se stesso. Eccolo, si avvita quasi, creando questa forma meravigliosa. Poi quando saliamo possiamo vedere i suoi fiori, che sono da chiusi rosa, rosa anche abbastanza intenso. Poi piano piano si aprono, mantengono le sfumature rosa per poi diventare quasi bianchi. Questi fiori sono sempre a 5 petali, come nella maggior parte degli alberi da frutto, però nel cotogno li vediamo molto più grandi, molto più belli e anche molto profumati. Ora vi faccio vedere un altro melo del nostro frutteto, che è considerato, diciamo, una varietà antica. Si tratta del melo schiancio, così chiamato, diciamo, soprattutto in dialetto, ma che è diventato il suo vero nome per riconoscerlo. E è un melo che è stato preso anche dalla città di Frontignano come simbolo del paese, perché appunto è un melo che resiste anche ad altitudini molto elevate e ha un clima abbastanza rigido. Infatti, come potete vedere, al contrario dell'altro melo che abbiamo visto più da decorativo, quindi quello con i fiori fucsia, questo dai fiori bianchi sempre a 5 petali ma più grandi dei fiori per esempio di ciliegio o di visciolo, questo ancora deve fiorire, quindi sta iniziando proprio la sua fioritura, anche appunto per questo fatto che è una pianta che resiste al freddo e quindi fiorisce molto più tardi. Come possiamo vedere, anche qui è essenziale il lavoro delle api e degli insetti per la formazione successiva del frutto dal fiore. Gli insetti vanno di fiore in fiore, sia sulla stessa pianta che su altre piante differenti, e grazie al trasporto del polline dal fiore maschio a quello femmina si riesce a produrre poi il frutto, quindi a fecondare la pianta. Oramai credo che abbiate imparato a riconoscere qualche pianta da frutto soltanto guardando il fiore. Abbiamo imparato anche lo stretto legame che c'è tra le api, tra gli insetti e il frutteto, e quindi l'esistenza dei frutti che poi noi mangiamo. E quindi vi invito ad andare sulla pagina di Coldiretti Marche e inviare i vostri lavori basati appunto sulle api, sui fiori e su tutta la vita in campagna, di modo che più avanti potremmo organizzare una bella mostra tutti insieme e ricordarci di come è fatta la campagna.